rugge un bosco d'alabarde, d'uomini e di cavalli che fuggono da Alessandria dai maltentati valli. D'alti fuochi Alessandria giù dall'Appennino illumina la fuga del Cesar Ghibellino. I fuochi della Lega rispondono da Tortona e un canto di vittoria nella pianotte suona. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso questa introduzione a effetto per presentarvi il penultimo appuntamento di Medioevo Quante Storie, la rassegna organizzata da Italia Medievale con Jacabuc che ci ospita in questa splendida in questo splendido scrigno di libri e di cultura che voi tutti potete apprezzare. L'ospite è il dottor Kai Michael Sprenger dall'Università Johannes Gutenberg di Magonza, Mainz. È venuto apposta qui a Milano per presentare la ricerca su La doppia memoria di Barbarossa, lo strano caso di Lodi. Noi siamo molto affezionati a questo approccio alla storia. Ricordo solo amico Marco Brando, giornalista che si è cimentato nello strano caso di Federico II di Svevia, in cui illustra di nuovo le strane derivazioni di memoria, di considerazione che ha Federico II in Germania, in Sicilia, in Puglia, in Lombardia. In questo caso noi trattiamo di come i lodigiani, strano, lombardi, quindi istintivamente associati a quella che è la Lega Lombarda, nemica per eccellenza dell'imperatore Federico I Barbarossa, della famiglia degli Hohenstaufen, non ci aspetteremo. Invece ci sono dei lombardi che per secoli, per diciamo 8, quasi 9 secoli, 850 anni esattamente, e qualche anno in più, hanno amato questa figura, l'hanno riverita, gli hanno dedicato un busto sul Palazzo Comunale, gli hanno dedicato 5 anni fa una statua equestre, monumento equestre nella piazza, parliamo di Lodi. Quindi direi che è un argomento interessante che collega l'età medievale con la contemporaneità, che propone l'argomento del medievismo che ci illustrerà sempre il dottor Sprenger. E quello che vi ho letto poc'anzi è l'inizio di un'opera, una poesia di Giosuè Carducci, che forse avete studiato, a me l'hanno fatta studiare al liceo, sui campi di Marengo la notte del sabato santo 1175. Quindi è quasi un approccio alla battaglia di Legnano, mancano pochi mesi. Siamo nel marzo del 1175, Legnano sarà il 29 maggio 1176, il momento cruciale dello scontro di Federico Barbarossa, in cui cominciano a definirsi quelli che saranno i caratteri di una memoria tramandata per generazioni fino a oggi. Per due particolari a Barbarossa: uno, perché uno dei suoi principali cancellieri, che si è fatto strada anche in Italia, era l'arcivescovo di Magonza, Christian von Mainz, che oltre che arcivescovo era anche comandante militare, quindi queste figure un po' particolari. Morto Reinald di Dassel di peste dopo aver conquistato Roma nel 1167, subentra questa figura, quindi Magonza già nella storia di Barbarossa ha un'importanza. Maggiore importanza ancora nel 1188, quindi dopo che Barbarossa si è pacificato con il Papa a Venezia un anno dopo Legnano e ha finalmente concluso la pace di Costanza con i comuni, decide di compiere l'ultima definitiva impresa, che ce lo propone non tanto come tiranno nemico delle libertà comunali, ma come imperatore sacro romano, che è la crociata. È a Magonza, nella cattedrale, che lui convoca una curia a Gesù Cristi, in cui lui lascia il seggio centrale, principale, che sarebbe riservato all'imperatore in queste curie, in queste grandi assemblee dei principali nobili e ecclesiastici dell'impero, perché quel seggio viene idealmente lasciato a Gesù Cristo, che chiama dalla Terra Santa, dove Saladino ha appena riconquistato Gerusalemme al regno crociato di lì, e gli altri sovrani europei, il re di Francia, Luigi VII, il re d'Inghilterra, Enrico II, padre di Riccardo Cordirone, che partirà per la crociata successiva, anzi per la stessa crociata ma con itinerari diversi, nicchiano, tendono a raccogliere la tassa per la crociata, ma invece di impiegarla per le spedizioni tengono a trattenerla. Invece Federico Barbarossa, che insomma potremmo non aspettarcelo, è quello che alla sua veneranda età, perché sfiorava i 70 anni se non sbaglio, 60-70 anni, ritorna a quella che è stata la sua prima impresa di gioventù. Lui aveva partecipato alla crociata del 1147 al seguito di quello che era l'imperatore allora Corrado III,
si era fatto una sua idea, la crociata era stata un fallimento, come completamento della sua vita, del suo dovere di imperatore e cristiano, decide di dedicarsi a questa impresa che segnerà anche la sua, il suo destino, perché ve lo anticipo, non è un segreto che morirà attraversando, non sono chiare le circostanze, se per un attacco cardiaco o perché affogato, attraversando in Cilicia il fiume Salef, e quindi non arrivando a vedere Gerusalemme e non riuscendo a compiere il suo voto crociato. Anche su questo episodio la storiografia e la letteratura successiva si divideranno, perché naturalmente i sostenitori del Barbarossa diranno che è stato una sorta di battesimo con cui Cristo lo ha accolto la morte nell'acqua, i detrattori naturalmente invece che è come il faraone d'Egitto che perseguitava gli ebrei che andavano verso la terra promessa è stato punito dalla divina provvidenza. Quindi già allora cominciano a delinearsi le due facce di questa memoria, e tutta questa memoria ce la racconterà in una sorta di narrazione che non è ancora un libro, ma lo diventerà presto, perché noi abbiamo anticipato anche questo, quindi siamo ancora nella conclusione della ricerca, ce l'anticiperà Kai Michael Sprenger, a cui lascio la parola. Grazie. Buonasera a tutti, grazie soprattutto a te Giuseppe per avermi invitato qui a presentare un libro che non è ancora scritto, presentare un capitolo di un libro, di una ricerca che è ancora nel processo di scrittura. Ma devo dire una cosa, perché alcuni di voi forse si aspettavano una conferenza sul Barbarossa, quella figura storica, ma in questo momento divento sicuramente una delusione molto forte, perché del Barbarossa storico parlerò quasi poco. A me interessa più, diciamo, la costruzione di quella figura, come voi italiani, se lo posso dire così, l'avete percepito quella figura, no? L'avete percepita quella figura, come voi avete memorizzato, qual è la memoria di Barbarossa in Italia? La questione delle prospettive italiane nei confronti di Barbarossa, già presso i contemporanei, bisogna tener conto di dati molto vari che nei secoli successivi avranno la loro ricaduta in esiti alquanto diversi nella storiografia, nell'arte, nella letteratura, ma anche nei film e nei discorsi oppure polemiche politiche fino ad oggi. Per dare un esempio attuale, sia Angela Merkel sia Monti recentemente venivano stigmatizzati su alcuni giornali come nuovi Barbarossa nel contesto delle riforme finanziarie europee, eccetera. Quindi la figura, la invenzione della figura del Barbarossa si può usare come un passepartout per quasi tutto, come vedremo. In tante città e regioni d'Italia, fino al secolo XII, ci si è richiamati all'imperatore Federico Barbarossa in modi sempre diversi, storicamente fondati o ricorrendo all'immaginazione, in modo tale da definire attraverso tale figura la propria identità storica, sia nell'opposizione all'aggressore tirannico contro il quale la terra o la città si era battuta eroicamente, sia nel grato ricordo del benefico imperatore. Un esempio particolarmente significativo a questo proposito è costituito dalla città di Lodi, o anzi, per essere più corretti, Lodi Nuovo, quella città sull'Adda che l'imperatore fece ricostruire nell'agosto 1158 come avvertimento diretto contro il comune rivale, Milano, che al suo tempo prima aveva distrutto almeno due volte la città di Lodi Vecchio. Nella cronaca di Ottone Morena si legge quel momento, è un caso anche molto particolare, perché un caso quasi unico, che abbiamo non solo la data, il giorno, l'anno, ma anche diciamo le condizioni meteorologiche e l'ora precisa quando l'imperatore aveva rifondato quella città. Il giorno di domenica 3 agosto 1158 il santissimo imperatore Federico salì su un cavallo accompagnato da parecchi suoi principi e dai cavalieri e fanti lorigiani, e tutti insieme si diressero al monte Eghezzone. Quando furono giunti sul monte e l'ebbero percorso da ogni parte, l'imperatore investì con un vessillo i consoli lorigiani
allora presenti e altri loro compagni e furono poi stabiliti i confini della nuova città. Con queste parole Ottone Morena, il primo cronista della storia lorigiana, racconta l'atto di fondazione di Lodi per volontà del Barbarossa, Santissimus Imperator, dopo la distruzione di Lodi Vecchio da parte dei milanesi. Ma l'elogio di Barbarossa quale protettore e come rifondatore della città trovò e trova ancora un'espressione su livelli ben diversi, di cui stasera vorrei presentarvi alcuni esempi, anche per comprendere le circostanze in cui quell'immagine del buon Barbarossa doveva modificarsi in un'immagine negativa in alcuni momenti critici della storia, creando piuttosto problemi e divisioni fra i lodigiani anziché identità comunale nel senso letterario di una comunità unita. Cominciamo con un esempio attuale per mettere in rilievo il potenziale conflittuale di quel Barbarossa. Il 8 maggio dell'anno scorso Barbarossa è riuscito a finire in prima pagina del giornale lorigiano, Il Cittadino. Con ovvia indignazione si segnalava che la notte prima il monumento equestre dell'imperatore era stato imbrattato e che dei vandali avevano lanciato vernice sulla statua. Per comprendere questa reazione indignata bisogna ricordare che il progetto di questo imponente monumento equestre dedicato a Federico Barbarossa era nato nel contesto dei festeggiamenti per gli 850 anni della fondazione della città di Lodi ed era stato inaugurato un po' in ritardo però nel novembre 2009 sulla piazza 3 agosto 1158. Quindi anche la piazza è dedicata a quell'atto di fondazione o rifondazione. L'attentato all'imperatore a colpi di vernice non sembra in primo luogo aver avuto una motivazione politica, nonostante la data storica del 8 maggio che in Germania avrebbe quasi inevitabilmente provocato subito sospetti di una motivazione politica, 8 maggio, fine della guerra seconda mondiale, eccetera. Con un simile gesto, infatti, qualcuno avrebbe potuto ricordare il giorno della capitolazione Germania e della fine della seconda guerra mondiale, un giorno che nella memoria culturale tedesca, in questo caso preso dall'attualità, ci serve però solo come preludio al problema dell'ambigua memoria del Barbarossa, che oggi come in passato suscita ancora polemiche e divisioni. Ma i motivi di queste divisioni si evidenziano meglio se poniamo mente per un attimo agli elementi costitutivi della buona memoria di Barbarossa, fondatore e benefattore di Lodi. Abbiamo già sentito la voce di Otto Morena, testimone oculare dei fatti, che encomiasticamente descrive l'atto di fondazione nella cronaca lorigiana, che fra parentesi è una delle nostre fonti più importanti per la cosiddetta politica italiana. Quella prospettiva trovò anche espressione, quella prospettiva positiva su Barbarossa trovò anche espressione nel sigillo medievale della città di Lodi Nuovo, che per quanto si può assumere sembra di essere ancora coevo, cioè del XII secolo. Sfortunatamente però non si è conservato in originale, ma all'inizio del 600 lo storico lodigiano defendente Lodi disse di aver ancora visto un esemplare originale appeso a una pergamena. Su quel sigillo, che senza dubbio era un elemento importantissimo della autorappresentazione della città, figurava Federico nel momento della fondazione, mentre edificava la nuova città sopra la città vecchia caduta. Anche la leggenda si riferisce con gratitudine a Barbarossa, che aveva eretta la nuova città sulle rovine di Lodi vecchia distrutta dai milanesi. Iscrizione che in una sua variante i consoli della città già nel tardo medioevo fecero dipingere nella loggia del palazzo comunale insieme al ritratto di Barbarossa, quindi una memoria
forte. No? Un esempio particolarmente bello e quasi sconosciuto che ricorda il Barbarossa quale fondatore è rappresentato da alcuni disegni degli archi trionfali preparati in occasione dell'entrata in Lodi di Margherita d'Austria, sposa di Filippo III, re di Spagna, avvenuta il 29 novembre 1589. Di questo apparato effimero possediamo almeno 7 disegni a penna e acquarello. L'apparato era costituito da 5 archi trionfali con iscrizioni e motti. Il terzo arco, che era posto sulla piazza maggiore, recava sulla sommità la statua di Federico Barbarossa, imperatore, alla cui destra era la raffigurazione scultorea della temperanza e a sinistra quella della giustizia. Qui vediamo quel Barbarossa. Nell'opera di Villani, che ha visto la pubblicazione a stampa solo nel 1828, caso strano, si scorgono chiari paralleli sia con l'Orlando furioso di Ariosto e con la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. La distruzione di Milano costituisce l'atto di vendetta e di umiliazione nei confronti della città perpetrata dall'aggressore milanese. Un trionfo reso possibile solo dal sostegno di un imperatore giusto che nell'epos viene quasi mitizzato come salvatore e protettore degli oppressi. Quanto si interpretasse qui la distruzione dell'antica città nemica come elemento essenziale della creazione di una propria identità, si evince anche dal fatto che Villani falsifica nel suo epos la sequenza degli eventi storici in favore di una variante più coerente dal punto di vista drammaturgico. Sappiamo per esempio dalle fonti lodigiane che Lodi fu distrutta dalle truppe milanesi nel 1156 e rifondata da Barbarossa, come avevo detto, nel 1158, mentre la distruzione di Milano avvenne notoriamente nel 1162. Nella Lodi riedificata, in quel poemetto, invece gli eventi si susseguono in un altro ordine. La richiesta di aiuto rivolta dai consoli lodigiani all'imperatore è collocata all'inizio, poi avviene la distruzione di Milano, seguita dalla comune lotta di Lodi e Federico contro Milano, che sfocia nella distruzione della metropoli e nella rifondazione di Lodi come trionfo finale e conclusione teleologica dell'epos. Quindi per motivi letterari l'ordine. Quando nell'agosto 1882 il Consiglio Comunale Municipale commissionò una lapide commemorativa per ricordare la fondazione di Lodi nuovo il 3 agosto 1158, ovviamente non avevano bisogno né desiderio di accennare nel testo all'imperatore, quale fondatore e benefattore della città, ma ne diedero il merito quasi esclusivamente ai consoli dell'epoca, come se l'atto della fondazione spettasse. Solo un esempio per chiudere. Quando dopo tante strage si concluse la grande guerra, anche a Lodi si festeggiò con travolgente entusiasmo e tutta la cittadinanza si riversò in Piazza Maggiore, dove le campane della cattedrale suonavano a festa. Dalla loggia del municipio l'avvocato giudice, sostituto procuratore del re, parlò commosso alla folla, esaltandola, attrasciandola ad esprimere il suo entusiasmo con un'imponente ovazione. Proprio in quel momento il busto di Barbarossa fu colpito da varie legnate e ne porterà i visibili segni. 1918. Grazie.